L'Ufil traccia un bilancio del progetto di orientamento svolto nella scuola secondaria di primo e secondo grado in provincia di Potenza. Ce ne parla Dino Battista. Sono 62 gli istituti scolastici di primo grado e 50 quelli delle superiori della provincia di Potenza che hanno aderito e partecipato al progetto e che hanno visto coinvolti 4.700 studenti, numeri raddoppiati rispetto allo scorso anno, un risultato importante anche per la qualità del lavoro svolto da Apofil nel servizio di orientamento che ha aiutato i ragazzi delle seconde e terze medie nella scelta dell'indirizzo scolastico per le superiori, ma anche nella scelta delle facoltà universitarie per gli alunni delle ultime classi delle scuole di secondo grado ed infine l'indirizzo professionale per quelli che hanno scelto il lavoro. L'orientamento tende a sostenere i ragazzi in un momento cruciale della loro vita, ossia la scelta dell'istituto professionale o l'istituto liceale o l'istituto tecnico da scegliere per le superiori, oppure la scelta universitaria oppure la scelta lavorativa dopo la scuola. Quindi è importante che i ragazzi in quel momento non sbaglino la loro scelta. Nell'incontro sono stati presentati dalla Apofil, che ha progettato il progetto, il consuntivo dei risultati conseguiti. Avere un buon orientamento alla transizione è molto importante perché questo consente di aprire opportunità, da una parte di far incontrare meglio la domanda e l'offerta di lavoro o ridurre la dispersione scolastica o l'insuccesso scolastico e universitario. Tutto questo migliora un contesto, dà più opportunità alle risorse umane, in particolare del nostro territorio e della nostra provincia. Quindi credo che un primo bilancio positivo, ma come sempre bisogna lavorare e migliorare. Giorno dopo giorno.